Grazie per la linea. In redazione abbiamo con noi Piero Verani, presidente dei Cinemaniaci, l'associazione culturale. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Parleremo di... Ma grazie a te, parleremo di Cinema Sotto le Stelle, organizzata questa stagione così interessante proprio dall'associazione culturale Cinemaniaci. Prima di addentrarci nei film, nei titoli, parliamo di questa associazione che ogni anno insomma porta delle cose molto interessanti, non solo questo appuntamento ma tanti legati al cinema. Cinemaniaci è un'associazione che esiste dalla metà degli anni Ottanta, è affiliata all'ARCI, come scopo principale è quello della diffusione della cultura cinematografica. Ha avuto ovviamente negli anni anche un ricambio generazionale e adesso abbiamo anche tanti giovani nelle nostre fila. Facciamo anche il premio CAC, che è un'iniziativa di critica cinematografica, che è un concorso che raggiunge valenza nazionale, insomma, raggiunge tanti giovani ovunque, in tutta Italia. Per quanto riguarda invece questa rassegna, che è iniziata lo scorso 1° luglio e andrà avanti fino il 15 di settembre, Cinema Sotto le Stelle, all'Arena Daturi di Piacenza, ci sono tante proiezioni interessanti, accompagnate a volte anche con degli ospiti. Sì, abbiamo deciso proprio nell'ottica di, dopo 2 anni di pandemia, di provare a, diciamo, rafforzare la voglia di cinema su grande schermo, anche di portare gli autori, un po' di ospiti all'arena per dare al pubblico un motivo in più per venire all'aperto, perché l'incontro con gli autori è sempre molto stimolante. Poter fare domande a chi i film li fa è un'occasione. Ecco, citerei il 30 agosto perché è molto atteso Germano Lanzoni, ogni anno sempre più famoso soprattutto sul web e adesso anche sul grande schermo, alias il milanese imbruttito. Sì, è una serata a cui tenevamo molto e abbiamo dovuto sentirci più volte per riuscire a incastrare gli impegni di Germano, perché è veramente richiestissimo e siamo molto felici che potrà essere qui insieme ad altri attori, ad esempio Valerio Airò, che è un piacentino, che recita nel film Mollo tutto e apro un ciringuito, l'attrice Laura Locatelli sarà presente e altri che hanno collaborato alla realizzazione di questo film. Veniamo un po' ai titoli di queste serate. Sì, in questa settimana abbiamo Licorice Pizza, mercoledì sera, film che presentiamo in lingua originale, film di Paul Thomas Anderson con un cast molto, molto importante, un film che pensiamo possa attirare molto l'attenzione dei giovani. Giovedì 21 luglio, Full Time, 100%, film che parla di lavoro, delle problematiche del lavoro, protagonista una donna che deve conciliare il suo essere mamma con il fatto di avere anche un lavoro a cui tiene e anche delle ambizioni professionali. Venerdì C'era una volta il crimine, una commedia italiana con attori importanti come Marco Giallini, Gianmarco Tognazzi. Chiudiamo la settimana con Elvis, il film su questo mito del rock con Tom Hanks, Austin Butler. Questo è un grandissimo film, tra l'altro complimenti, insomma, perché sono titoli un po' che abbracciano il pubblico a 360 gradi. Come è stata fatta la scelta del cartellone 2022? Ci basiamo sempre su quello che passa al convento, cioè quello che è uscito durante la stagione, che riproponiamo in seconda visione. Poi però abbiamo anche la possibilità di inserire qualche film in prima visione, cioè film che non sono mai arrivati a Piacenza, opere indipendenti. Quest'anno, ad esempio, abbiamo anche inseguito qualche anniversario, come quello dei 100 anni di Pierpaolo Pasolini. Abbiamo un documentario su di lui, il giovane corsaro Pasolini da Bologna, ma anche film diretti proprio da Pasolini, cioè La Ricotta e Uccellacci Uccellini. Quindi non c'è proprio una regola fissa, cerchiamo ogni anno di introdurre qualche cosa che caratterizzi la stagione. Un filo conduttore, mi sembra di aver capito. Prima di salutarti, un'ultima curiosità. Com'è nata la tua passione per il cinema? La sentiamo dalle tue parole. È nata in adolescenza, 17-18 anni, quando prendevo i VHS di Hitchcock in edicola. Forse è stato lì, è diventata una cosa poi sempre più consolidata, perché poi all'università, anche se ho fatto altro, ho seguito dei corsi di cinema, pian piano poi mi sono avvicinato al mondo delle associazioni e da lì poi ho continuato a coltivarla. Ecco. Ringraziamo quella videocassetta, insomma, e quell'edicola. Grazie per essere stato con noi, buon proseguimento al presidente dei Cinemaniaci, per essere stato con noi, Piero Verani. Grazie mille, buon ascolto.